Ciao ragazzi, bentornati sull'Inter Secondo Quiri. Oggi per il mio canale è un giorno molto particolare perché nasce una nuova rubrica ed è una rubrica speciale. Si chiamerà Le interviste di Quiri. Nei giorni scorsi ho pensato di poter intervistare qualche ex giocatore nerazzurro del passato. E allora sono andato su Instagram e ho contattato il primo che ha accettato di farsi conoscere, di ripercorrere la sua carriera assieme a me. Classe 1968, ha giocato nell'Inter tra il 1990 e il 1992. Ottima visione di gioco, ottimo sinistro. E allora il primo ex interista intervistato da Quiri è Fausto Pizzi. Sigla! Amala, pazza Inter amala. You can be anything you want to be. Just turn yourself into anything. Be free with your tempo, be free, be free. Surrender your ego, be free to Eccoci qua, benvenuto a Fausto Pizzi sull'Inter Secondo Quiri. Ciao Fausto. Ciao, buon pomeriggio. Per me è un onore, un piacere averti qua sul mio canale, veramente, quindi ti ringrazio tanto. Un piacere mio, davvero. Per i tifosi. Allora Fausto, dici cosa fai oggi? Cosa fai oggi? So che sei tornato dall'esperienza in Cina, che hai terminato a fine 2019, se non sbaglio. Dici cosa fai oggi? Com'è andata l'esperienza in Cina, anche soprattutto? Ma è stata un'esperienza bellissima. Sono stato a fare il direttore tecnico in un Inter Academy in una città al nord della Cina che si chiama Shenyang. Sono stato quasi un anno e mezzo, è stata un'esperienza bellissima. Avevano bisogno di costruire il settore giovanile perché poi da lì i migliori giocatori avrebbero poi fatto parte dello Jiangsu Suning, che è la squadra di Serie A cinese sempre appartenente a Suning, e quindi è stata un'avventura stupenda. Ho conosciuto una cultura, una realtà totalmente nuova, molto all'avanguardia. Si pensa alla Cina indietro, invece ci si deve ricredere, perché oltre a una potenza economica adesso hanno anche idee, strutture, e anche il materiale umano incomincia a essere di primo livello. Con gli allenatori giusti, secondo me, anche il loro calcio può crescere nel giro, non del brevissimo periodo, ma nel medio periodo li avremo protagonisti anche loro. Ecco Fausto, tu cresci calcisticamente nell'Inter e sei un giramondo quando giochi a pallone, perché oltre che l'Inter vesti le casacche di Lanerossi Vicenza, Parma, Udinese, Napoli, Perugia, Genoa, Cremonese, Treviso, Cittadella, Reggiana, San Marino, Forlì e Terme Monticelli, dove chiudi la carriera nel 2006, quindi sei un po' un giramondo. Ti chiedo questo. Sei dimenticata neanche una. Neanche una, sono stato preciso, so tutto, sono preparatissimo. Ecco, il campionato che ti lancia al grande salto, diciamo, che ti fa fare il grande salto, è il 1989-90 nel Parma, dove tu segni ben 12 gol. Mi racconti quell'anno?
Beh, è stato un anno molto importante sia per me che per la squadra, per la società. Era una squadra costruita con dei giovani molto promettenti e con una società che voleva mettere le basi per creare qualcosa di importante, e avevano messo alla guida della squadra un allenatore rampante come era all'epoca Nedio Scala, che veniva da 2 anni di Serie B strepitosi a Reggio Calabria, e in quell'anno subito ci siamo resi protagonisti di una cavalcata incredibile fino alla conquista della promozione in Serie A. Per me è stata sicuramente l'annata, una delle annate migliori della mia carriera. Venivo da un'annata di Serie C dove anche lì ero stato capocannoniere, avevo fatto 16 gol, e quindi era la riconferma, insomma, di prestazioni comunque in una categoria superiore come la Serie B, che all'epoca era davvero un campionato duro e di qualità. Quell'anno insieme a noi venne su il Torino, che era uno squadrone, aveva, mi ricordo, Luis Müller, giocatore brasiliano, Scoro, Politano, avevano Marchigiani, Lentini, e c'era il Cagliari, tutte squadre veramente, veramente forti, che poi anche in Serie A hanno fatto bene. E quell'annata a me permise di ritornare poi alla casa madre, all'Inter, e di coronare il sogno di poter vestire la maglia nerazzurra in Serie A, dopo che, come hai detto prima, avevo fatto nel settore giovanile tutte le categorie, dai Pulcini alla Primavera. Quindi per me tornare all'Inter e poter giocare a San Siro con i colori dell'Inter era il sogno da bambino che sono riuscito a realizzare, quindi sono ben felice di averlo fatto. E a proposito, è il 30 settembre del 1990, Inter-Roma 1-1, Nicola Berti entra in area di rigore, si procura un penalty, e chi va dal dischetto? Proprio te. Con il sinistro, tiro chirurgico, palo, la palla ti ritorna e di destro segni il tuo primo gol in Serie A. Raccontaci le emozioni di quel giorno, soprattutto. Un'emozione indescrivibile, perché ho fatto gol a San Siro, un gol che è valso per la vittoria della squadra, un gol sotto la curva dell'Inter, cioè il massimo che uno possa sognare. Mi ricordo benissimo anche l'episodio del rigore, perché avevamo Matteus che era uscito per infortunio, avevamo Breme che era il secondo rigorista, e che nel turno di infrasettimanale di Coppa avevano sbagliato un rigore in Coppa UEFA contro Rapid Vienna, se non sbaglio, e lui che però aveva fatto gol nella finale dei mondiali, ricordiamoci, in Germania e Argentina. E dopo il fallo su Berti, io raccolgo il pallone, vado verso Andy, e Andy mi incarica di batterlo, mi dice sì Fausto, vai pure tu a batterlo. E quindi io sono rimasto lì per lì un po' sorpreso, però anche con orgoglio, anche con la fiducia di un campione del mondo, sono andato sul dischetto. Poi un tiro angolato su cui Peruzzi, che era il portiere della Roma, si distese, giovanissimo tra l'altro, e la palla mi tornò veramente sul destro, che è il mio piede meno abile, come tutti sanno, perché non ci riesco a fare molto, ma con la porta clamorosamente spalancata, perché Peruzzi era sdraiato, e mi ha permesso di fare il più facile dei gol, ma il gol più bello che ancora mi fa venire i brividi. Ecco, tu hai avuto come compagno di squadra un certo Lothar Matthäus. Mi racconti che tipo di giocatore era? Era veramente un trascinatore in campo, come si è sempre detto? No, era un trascinatore fantastico, anche in allenamento. Era uno che dava sempre il 100%. Lavorare vicino a lui è stato veramente un onore, perché capisci, vuol dire essere un campione a 360 gradi. Non sono solo le doti di madre natura che ti hanno dato, perché lui era dotato di una potenza fisica naturale incredibile, forte, reattivo, esplosivo, veloce,
con un tiro incredibile, però poi questi punti di forza lui li allenava al 100% in ogni allenamento, quindi questo gli consentiva poi di essere stato quel campione forte che è. Non dimentichiamoci che quell'anno lui ha vinto anche il pallone d'oro, veniva dalla vittoria ai mondiali, con noi fece un'annata strepitosa, fece 16 gol in campionato campista. Tantissimi, tra l'altro, per quell'epoca, 16 gol. Tantissimi, tantissimi. Fece un'annata veramente incredibile. Ci trascinò anche in Coppa UEFA, dove fece gol anche nella finale con la Roma in casa San Siro. E tra le altre cose ci regalò, ci fece dono di un pallone piccolino, con una dedica molto bella, molto speciale, dicendoci questo pallone d'oro è un po' anche tuo. E questo è stata una cosa, un gesto veramente molto molto bello che tutti hanno apprezzato. Ecco, tu stai all'Inter dal 1990 al 1992 e vivi il passaggio della fine dell'era Trapattoni alla nascita dell'Inter di Orrico. Secondo te il motivo per cui quell'Inter non funzionò benissimo era solo perché alcuni giocatori erano più abituati alla marcatura uomo rispetto alla zona che proponeva Orrico, oppure fu una casualità, ci fu qualche altro motivo? Perché secondo te non andò in porto quel progetto? Sicuramente il presidente Pellegrini, nel scegliere Orrico, sperava di ripetere il progetto tecnico che un po' aveva fatto probabilmente il Milan scegliendo Sacchi, e quindi cercando di essere innovativo dal punto di vista della metodologia e della tattica in campo, perché rispetto all'epoca non c'erano tantissime squadre che giocavano a zona. È stata un'annata storta, indubbiamente abbiamo pagato sicuramente il cambio di modulo e l'infortunio grave a Matteus dopo poche giornate, si ruppe il legamento e perdere un campione così che era stato il nostro trascinatore l'anno precedente è stato per noi motivo di perdere sicurezza. I risultati non sono avvenuti subito e poi ci fu il cambio in corsa anche della gestione tecnica. Da Orrico passammo a Suarez, si tornò indietro nella metodologia, ma siamo finiti veramente male per trascinarci in un'annata per niente soddisfacente per quelle che erano le ambizioni della società. Ecco, tu comunque riesci a fare 6 gol all'Inter in 2 presenze, che all'epoca non era male come numero, soprattutto per un centrocampista e non giocando sempre da titolare. Qual è il gol più bello dell'Inter che ti ricordi? A parte, vabbè, quello che ti ricordi con la Roma, perché fu il tuo primo gol, ma qual è il gol più bello? Me ne ricordo una a Cesena, me ne ricordo uno contro il Bari, me ne ricordo un po', però lascio a te la scelta, ovviamente. No, ne ho fatto anche uno San Siro contro, me ne ricordo un paio, contro il Genoa in casa, perdavamo 2-1 a pochi minuti dalla fine nell'annata 2-2. Allenatore, esattamente, feci un gran gol in controbalzo sempre di destro, un rimpallo, mi arrivò la palla precisa sul destro, feci una conclusione a mezza altezza molto molto bella. Quindi anche col destro ci sapevi fare un po', dai. Un pochettino sì. E poi anche un gol con Lecce in casa, una deviazione al volo su uno dei bellissimi cross di Andy Breme. 5-0. Tagliati, in cui bastava impattare la palla e quindi anche quelle, comunque... È chiaro che ogni gol segnato all'Inter te lo ricordi con un certo affetto, anche se in carriera poi ne ho fatti più di 100, 120, 130 nei professionisti, però sono stati preziosi e belli quelli, i miei primi in Serie A. Tu hai avuto un grande maestro per te che è stato Giovanni Trapattoni, ma è vero che i suoi fischi, oltre che spronarvi, vi rimbambivano un po'? Cioè, si diceva, questo l'aveva detto anche lui nella sua biografia.
è stato un personaggio incredibile, lo ringrazio per avermi scelto, per avermi portato all'Inter, fu una sua decisione, venne diverse volte a Parma a vedermi l'anno della Serie B, è stato un maestro in tutti i sensi, è chiaro che per i più giovani, io di quella squadra ero sicuramente uno tra i più giovani, aveva sempre mille consigli, ti stava sempre addosso, però aveva sempre poi la parola giusta per caricarti, per metterti in condizione di poter tirare fuori il massimo del tuo potenziale, perché, ripeto, indossare la maglia dell'Inter a San Siro è sì simbolo di prestigio, ma anche una pesantezza non indifferente, perché comunque è uno stadio che mette paura, così come ti carica in certi momenti, se non hai una grossa personalità rischi anche di cadere facilmente in depressione, però lui era sempre pronto a caricarti, a spronarti. Mi ricordo molto, molto bene le parole che mi disse una sera in camera nel preparare la partita col Milan, il derby. Dovevo giocare in marcatura su Rijkaard e quindi mi preparò dicendomi, ma non chiamandolo neanche per nome, domani Fausto non ti preoccupare, giochi lì nella zona del Moro, ma vai tranquillo, tu hai le qualità per metterlo in difficoltà. Io dico, ma Moro chi, mister? Rijkaard, ma tu non ti preoccupare, lui è grosso, ma tu andrai via, vedrai che facciamo una grande partita. Era il derby che in casa del Milan abbiamo vinto 1-0, gol di Berti agli ultimi minuti. Bellissimo anche quello, come ricordo. Ecco, oltre a Giovanni Trapattoni, qual è stato l'allenatore che ti ha insegnato di più quando giocavi a calcio? Allora, i due che mi sono piaciuti di più in assoluti sono due, e li ritengo a pari merito. Per capacità tecniche e per gestione della squadra sono stati, secondo me, Giovanni Galeone e Carlo Ancelotti, anche se Carlo, devo dire la verità, l'ho avuto per un breve periodo, 3 mesi, perché poi si vedeva che aveva le qualità per poter far molto bene, era preparato, molto preparato a livello tattico, ma aveva una gestione umana e una capacità anche lui di tirar fuori il massimo del potenziale dei suoi giocatori, che poi gli ha permesso di fare la carriera che ha fatto. Però per tornare poi a Trapattoni, ho avuto anche la fortuna di avere dei maestri non solo di calcio ma di vita, come sono stati per me Scala, e voglio anche citare Bugia Din Bosco, che è stato un personaggio carismatico a cui sono molto legato, che ho avuto nell'anno di Napoli. Ecco, tu hai vissuto gli anni 90 del calcio, che a livello italiano hanno rappresentato probabilmente l'apice assoluto per il nostro paese a livello calcistico. Ma com'è cambiato veramente il calcio in 30 anni, 25-30 anni? È cambiato così tanto? Cosa c'è oggi che c'era all'epoca, secondo te? Perché è cambiato così tanto? Cambiato e migliorato innanzitutto nella qualità dell'allenamento, se sono degli allenamenti intensi, mirati, giusti per giocare un calcio tecnico, veloce, sono migliorate le strutture, è migliorato, un calcio indubbiamente più veloce, si gioca in spazi più ridotti, si gioca in 40 metri, in 40 metri trovi 20 giocatori, e quindi devi avere abilità tecnica, velocità, intensità, devi vedere le giocate molto rapidamente, se no non trovi il minimo spazio. I calciatori di oggi sono indubbiamente bravi, secondo me, cioè, è difficile fare paragoni con le epoche. Il nostro calcio risultava di altissimo livello, di altissima qualità, probabilmente però c'era anche qualche spazio in più per poterla mettere in pratica. Mi dici il giocatore più forte che tu hai incontrato come avversario? E forse ci hai già risposto prima, nel senso, il giocatore più forte con cui invece hai giocato te. Allora, da
da avversario ho avuto la fortuna di vedere tantissimi campioni: Maradona, Careca, Zidane, Baggio, Gullit, Van Basten, erano dei campioni incredibili, i campioni senza dimenticare i campioni che hanno giocato con me, ecco, insomma, questi qua, Del Piero, Totti, ho fatto in tempo a incontrare, insomma, per cui giocatori forti ce ne sono stati parecchi. E tra i miei compagni, oltre ovviamente a quelli che abbiamo già citato, i nazionali dell'Inter erano dei campioni stratosferici: Zenga, Bergomi, Ferri, nei loro ruoli erano veramente giocatori forti. Aldo Serena era un giocatore fortissimo, secondo me, ma uno che assomigliava, secondo me, per qualità a Van Basten, che ha fatto una carriera forse un pelino meno di quello che avrebbero meritato le sue qualità, era Marco Branca, che abbiamo giocato insieme a Udine, ed era un giocatore dotato di una tecnica fantastica, cacciava destro e sinistro con una facilità incredibile. Gira mondo anche lui, ha girato tante squadre, sì, anche lui. Sì, è stato in Inghilterra, è passato per l'Inter, è passato per Parma, Roma, anche lui, Sampdoria. A Genova mi ricordo che era un po' chiuso da Vialli e Mancini, però era un giocatore per me stratosferico. Io mi trovavo molto bene con lui. Ti chiedo questo: qual è la cosa che, potendo rifare la tua carriera, non rifaresti? E la cosa in cui invece vai più fiero, che dici: ah, meno male che ho fatto quella cosa quel giorno, in quel determinato momento. Allora, indubbiamente dopo l'annata con Enrico Suarez non si capivano bene le scelte della società, non si capiva che Inter c'era voglia di costruire, se subito vincente, e quindi io decisi di scegliere nuovamente il progetto del Parma, che mi faceva una corte spietata, ma col senno di poi una società come l'Inter io penso che non si debba mai lasciare, anzi devono cacciarti perché era una società top a livello italiano, e sono sempre stati all'altezza, hanno sempre giocato per vincere, per seguire degli obiettivi importanti. Era la società della mia città, e quindi col senno di poi forse era meglio non lasciare. Non avresti mai lasciato l'Inter, diciamo. Esatto. E invece la cosa di cui vado fiero è il fatto di aver difeso un mio compagno di colore ai tempi del Treviso. Mi ricordo in una trasferta Treviso-Ternana, i nostri tifosi fischiarono un nostro compagno, e noi la partita successiva ci siamo presentati tutti con la faccia pitturata di nero. Io ero il capitano. E quindi abbiamo deciso di fare questa manifestazione contro i nostri tifosi per difendere un nostro compagno, e questa cosa mi ha riempito di orgoglio. Era un gesto che andava assolutamente fatto. Sono contro tutte le forme di razzismo, ed è una cosa che veramente nello spogliatoio avevamo sentito, ci aveva veramente gratificato. Sentivi di aver fatto qualcosa di importante per qualcun altro, e questo mi è piaciuto. Mi ricordo che poi la nostra discesa in campo era stata ripresa e ne avevano fatto poi la sigla per le Olimpiadi di quell'anno. È stato un gesto che ha ricevuto anche onorificenze importanti, dei grandissimi premi, però al di là di quello è stata una cosa veramente che mi ha gratificato. Tu giocavi nel ruolo di centrocampista, e oggi un centrocampista, che sia mezzala, mediano, trequartista, cosa deve avere in più rispetto a 15-20 anni fa? Com'è cambiato il ruolo del mediano di centrocampo, secondo te? Ma deve saper abbinare tutte le qualità,
dalla tecnica, perché devi saper giocare a pochi tocchi, perché come dicevo prima ci sono pochi spazi e tanta densità di giocatori, e quindi devi avere visione di gioco e devi avere anche un cambio di passo che ti consenta di strappare, di determinare in certe situazioni quella superiorità numerica che serve poi per determinare certe giocate. Ecco. Per farti qualche paragone, io un centrocampista ideale, anche se spesso non lo fanno giocare in quel ruolo, lo vedrei un giocatore alla Zaniolo, ecco, un giocatore con un cambio di passo e con una qualità di passaggio che arrivando da dietro gli consente sia poi di poter essere decisivo nell'ultimo passaggio, ma di anche finalizzare l'azione con una capacità anche di saper fare interdizione, perché comunque giocando in mezzo al campo devi sapere anche lavorare. Ti ricorda un po' Zaniolo con le dovute proporzioni, Nicola Berti, un po'? Sì, assolutamente sì, anche se forse Zaniolo è un po' più bellino tecnicamente da vedere, perché tecnicamente è un grandissimo giocatore, mentre Nicola era più un cavallone pazzo. Lo chiamavano così, il cavallo pazzo. Sì, esattamente. Meno ordinato, meno disciplinato tatticamente, però era in grado poi di trovare sempre quella giocata, lo trovavi in area nel momento che serviva e ci ha fatto anche quell'anno che abbiamo giocato insieme dei gol molto importanti. Ho già citato il gol nel derby, ma poi c'è stato anche il gol anche lui nella finale di Coppa con la Roma, i marcatori furono Matteus e Berti, e anche nel primo turno con Rapid Vienna a Verona andammo ai supplementari grazie a una sua doppietta. Vero. Ma tornando alla tua esperienza in Cina, secondo te il calcio cinese, ce l'hai già un po' anticipato prima, quanto è lontano ancora dal calcio europeo? Cosa manca ancora, se manca qualcosa? No, ma manca qualcosa che è la possibilità di confrontarsi con altre realtà. Hanno in questo momento tanti allenatori stranieri che stanno portando il loro bagaglio di conoscenze ed esperienza, però ancora le squadre cinesi si confrontano poco fuori dalla Cina e il campionato cinese è competitivo per le due o tre squadre di vertice, poi le altre non sono così forti, perché nelle prime due squadre di vertice praticamente gioca tutta la nazionale cinese, tra Guangzhou, che è la squadra allenata da Cannavaro, e lo Shanghai Shenhua, dove giocano Hulk e Oscar, sono praticamente ci sono i 20 giocatori della nazionale cinese. Quindi nel resto del campionato ci sono giocatori di medio-basso livello, legati però agli stranieri che poi li compongono. Ecco, loro avrebbero bisogno di avere partite un po' più competitive. Diciamo che il Guangzhou, che è la squadra di Cannavaro, ha la possibilità di confrontarsi in Champion nella Coppa d'Asia, e quindi in questi anni sta crescendo anche a livello internazionale, e quindi di fatto sta facendo anche un attimino crescere di più la nazionale. Però hanno bisogno di un campionato che sia di alto livello per far crescere tutto il movimento. Certo. Tornando all'Inter, come vedi l'Inter oggi come squadra a livello tecnico, come società, soprattutto come prospettiva per il futuro? Cioè, manca ancora molto all'Inter per colmare questo gap che sembra esserci con la Juventus a livello italiano? No, secondo me manca pochissimo. Manca solo l'abitudine a vincere, perché quando non hai mai vinto è chiaro che quella sensazione... la percezione di certi momenti della stagione non ce l'hai, però per il resto hanno tutto: società, organizzazione, conduzione tecnica, rosa di alto livello, secondo me ci sono tutte le componenti, una tifoseria strepitosa, ci sono tutte le componenti, sono vicini per colmare questo gap. Io ho avuto la fortuna di lavorare per Suning,
a livello economico sono una potenza e quindi stanno strutturando l'Inter per farla durare, per vincere, per farla tornare a vincere e farla durare nel tempo. Dacci un po' di speranza, noi interisti, dacci. Ma bisogna assolutamente essere fiduciosi. Sono partiti dall'alto, dalla dirigenza, hanno messo le persone giuste alla guida tecnica, adesso stanno trovando i giocatori che servono per essere il più funzionali possibile al progetto tecnico che hanno in testa dirigenza e allenatore. Quindi vedo un gruppo di lavoro unito, affiatato, con le stesse idee. Hanno fatto delle scelte difficili all'inizio, ma le hanno pensate insieme, le hanno portate avanti e secondo me hanno fatto fino a questo momento un'annata assolutamente positiva. Adesso l'interruzione, la gestione dell'interruzione diventa un'incognita per tutti, perché è un fattore che non è mai successo, e quindi nella speranza che si torni a giocare presto c'è un fattore di imprevedibilità che è stata data da questa interruzione, insomma, a cui tutti. Chi è il Fausto Pizzi di oggi? Una persona serena che si sta godendo la famiglia, non la quarantena, perché la quarantena non è un momento di goduria assoluta, però che rispetta assolutamente le regole che gli sono state imposte da questa quarantena. Quindi sono stato via in Cina e in questa quarantena sono tornato a godere la famiglia. Quindi adesso speriamo di tornare presto al lavoro e di trovare nuovi progetti che mi appassionino. Che progetti hai per il futuro? Che progetti hai per il futuro, Fausto? Ma dire che è chiaro che ognuno pensa sempre al futuro con ottimismo. Io intanto mi piacerebbe ripartire il calcio, insomma, è una mancanza quella del calcio, è incredibile, perché è il mio mondo da 40 anni, e quindi non avere la partita il sabato e la domenica nel weekend è una sofferenza enorme. Quindi e spero poi di ti sto perdendo, aspetta, ok, spostati un attimo, ok, sì. Vai, mi si sta quasi scaricando la batteria, ok, facciamo i saluti finali. Perfetto. Allora, io ti ringrazio, Fausto, per questa intervista che mi hai concesso, che hai concesso a l'Inter Secondo Quiri. Io spero di ritrovarti, di fartene qualcun'altra anche in futuro. Qui sei il benvenuto, e se vuoi fare un saluto finale. È stato per me condividere con gli amici di Inter Secondo Quiri questo pomeriggio. Mi avete fatto una carrellata nella memoria dei miei ricordi, è stato molto bello, mi ha fatto rivivere dei momenti incredibili a cui non pensavo da tempo, e auguro a voi tifosi di tornare a sorridere, a gioire presto dello sport più bello che amiamo, che è il calcio. Un abbraccio. Grazie mille, Fausto, in bocca al lupo per tutto. A presto. E crepi, grazie. E allora, questo era Fausto Pizzi, raccontato dall'Inter Secondo Quiri. Per me è stato veramente un onore, un piacere poter avere Fausto sul mio canale, perché ho scoperto degli aneddoti interessanti, delle storie interessanti che non conoscevo. Lo ringrazio tanto per la sua disponibilità, la sua gentilezza, la sua simpatia, la sua spontaneità soprattutto nel raccontarsi. Mettete un pollicione se vi è piaciuto questo video, condividetelo, iscrivetevi al canale. Io mi auguro vivamente che questo sia il primo di tanti video con interviste a ex giocatori
interisti, perché è una cosa che mi piace tantissimo. Ancora un grazie a Fausto, che mi ha fatto rivivere delle bellissime emozioni con i suoi racconti. Amala, sempre e comunque. Fausto Pizzi, che sinistro!